Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di scartare con voi questo mega calendario dell'avvento. L'ho preso naturalmente su Amazon perché è il calendario dell'avvento Amazon Beauty, che come vedete è ancora tutto in celofanato. Ci tenevo a farvi vedere un pochettino tutto il contenuto, anche perché segnalo che in questi giorni si può trovare ancora, perché per il Black Friday è stato messo in promozione da 69 euro a 39 euro. E sembra appunto che questa promozione stia proseguendo anche, diciamo, per questa settimana. Proprio per questo ho deciso di acquistarlo. Penso che al prezzo di 39 euro sia un vero e proprio affare. Per prima cosa, sicuramente la scatola esterna o comunque il packaging è davvero molto molto carino. Qui davanti abbiamo questo albero di Natale e tutte le caselline che piano piano scendendo giù escono con tutti i numeri. Questo è un calendario dell'avvento, come potete leggere, Amazon Beauty. Tramite Poste Italiane, però con spedizione diciamo firmata, per farvi capire, in 2 giorni lavorativi, e naturalmente la spedizione è gratuita con Prime. Il calendario all'interno è in cartone, tolta la pellicola, rigido, e abbiamo anche, vedete, questo fogliettino illustrativo, una piccola brochure, penso, con tutti i prodotti. Sì, che si trovano all'interno. Ecco, in realtà l'unico motivo per il quale io l'ho acquistato, lo vedrete anche dopo, è il Foreo, perché comunque per 39 euro è un prezzo ottimo. Comunque adesso non voglio stare a spoilerare nulla e iniziamo appunto ad aprire tutte le caselline. Si estraggono, vedete, così molto semplicemente, e nella casellina numero 1 ho trovato questo prodottino qui, ossia una, penso, banana powder. Anzi, una banana setting powder, ossia una polvere, vedete, libera fissante, che purtroppo, ragazze, non ha un buon inci perché contiene dimeticone. La confezione contiene 14 grammi di prodotto e ha un PAO di 24 mesi. Nella casellina numero 2 ho invece trovato questa maschera viso, ossia la Rose Slice Mask del marchio Coco Stars. Anche questa maschera è davvero molto interessante perché vedete ha tutti i tipi petali di rosa, ma purtroppo non ha un buon inci in quanto contiene vari peg. È una maschera viso che va tenuta su circa 15-20 minuti. Apriamo ora la casellina numero 3. Praticamente questo è il prodotto che secondo me vale alla fine tutto il calendario dell'avvento, ossia il Foreo. Questo dovrebbe essere il Foreo Mini, ma adesso vediamo un attimo tra anche le indicazioni. Il Foreo Luna Play Mini è quello non ricaricabile, ossia che quando termina il suo ciclo, tra virgolette, di utilizzo, non può più essere appunto adoperato. Arriva direttamente con la sua confezione trasparente e questo non vedo assolutamente l'ora di provarlo, perché comunque non ho mai provato alcun prodotto appunto proprio di Foreo. Proseguendo, casellina numero 4. E qui abbiamo, penso, una crema del marchio Barnengen. È un burro per il corpo. Qui viene riportato che è una formula vegana al 95%. Stavo proprio cercando di leggere l'inci qui in questo fogliettino e vedendolo, sì, ha un inci ottimo. Estraggo ora la numero 5. E qui abbiamo un mascara della Max Factor che non ho mai provato, ossia il False Lashes Epic, questo col packaging oro molto molto carino. Lo scovolino è così, quindi in silicone e allungato, naturalmente colorazione nero. E vedete, lo scovolino è appunto allungato, ma ha questa pallina nella parte superiore. Casellina numero 6. E qui abbiamo un tonico analcolico del marchio Boto Age, credo si pronunci così. Questa confezione contiene 100 ml di prodotto, ha un PAO di 12 mesi e purtroppo, ragazze, non ha proprio un buon inci in quanto tra i primi ingredienti contiene un PEG 40. Casellina numero 7. E qui abbiamo una crema fitness, crema rimodellante effetto
liposcultura, è addirittura certificata EcoCert, quindi sicuramente ha un inci ottimo. Infatti è riportato che ha il 99,6% di ingredienti di origine naturale. La confezione contiene 40 ml di prodotto ed ha un PAU dall'apertura di 6 mesi. Scatolina numero 8, Lice Mask Sheet Watermelon, quindi al cocomero, molto simile a quella precedente alla rosa. E anche questa, ragazze, purtroppo non ha un buon inci in quanto contiene PEG. Passiamo ora alla numero 9 e anche qui credo sia una crema del marchio Polar ed è una crema mani. Il packaging è davvero molto carino e natalizio. Contiene infatti 25 ml di prodotto ed ha un PAO di 12 mesi. Confezioncina numero 10, Eye Contour Brown Artist di L'Oreal, numero 105 Brunette. Stavo leggendo che praticamente è una matita per sopracciglia automatica, infatti ha questa parte che è tipo color marroncino e questa parte più luminosa, quindi più color bianco, perlato, e questi, vedete, sono gli swatch del prodotto. Numero 11, ah, eccoli, gli Invisibubble. Questi praticamente sono degli elastici per capelli che io ho già provato da qualche anno perché li ho presi da Sephora. Questi li adoro perché non mi fanno proprio spezzare i capelli quando li utilizzo. Numero 12, pesantissima questa box, e abbiamo detergente intimo Chili Blue Pharma Sensitive. Questo non l'ho mai provato, però è sempre utile e non vedo l'ora di utilizzarlo. Magari fatemi sapere anche voi se avete utilizzato già i prodotti che abbiamo trovato finora nel calendario dell'avvento e se vi siete trovate bene o meno. Box numero 13, wow, di Veleda, che è un marchio che adoro, la Skin Food crema nutriente intensiva viso e corpo. Sicuramente questa ha un inci ottimo, contiene 10 ml di prodotto ed essendo una crema multiuso all'interno è in questo modo. Numero 14, in questa bustina con scritto Find, che è il marchio di Amazon che produce sia abbigliamento che beauty, troviamo uno Shiny Lip Fluid più una lip liner, quindi credo o una tinta labbra o un lip gloss insieme alla sua matita labbra abbinata. Ok, quindi confermo, questo rosa è un lip gloss, vedete questo è lo swatch, mentre sopra vi ho fatto anche lo swatch della matita labbra, entrambi sono nella colorazione numero 08. Scatolina numero 15 e qui abbiamo una crema, anzi no, un gel crema idratante specialista in pelli sensibili del marchio Simple per pelle secca o disidratata. Purtroppo, ragazze, questa crema non ha un buon inci in quanto contiene PEG e BHT, contiene 50 ml di prodotto e ha un PAO di 9 mesi. Scatolina numero 16, anche qui è una maschera viso, questa è sempre la Slice Mask Sheet del marchio Coco Star. Questa credo sia sì al kiwi. E ragazze, purtroppo anche questa maschera non ha un buon inci in quanto contiene PEG fra i primi ingredienti. Casellina numero 17 e qui abbiamo di nuovo una bustina, come potete vedere, Find, con all'interno un eyeshadow quad 202, quindi penso una palette di ombrettini. Devo dirvi che il packaging esterno, così specchiato e nero, è davvero molto elegante, mi piace tantissimo. I colori degli ombretti sono davvero molto molto carini e qui, come potete vedere, abbiamo anche uno specchio. Questi tre colori sono shimmer, mentre il marroncino è opaco. Questi quattro sono gli swatch e devo dire che sembrano anche davvero molto molto pigmentati. Scatolina numero 18, qui abbiamo credo uno shampoo antiforfora Head & Shoulders nutriente, non ha un buon inci, contiene 90 ml di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. Box numero 19, qui abbiamo dei dischetti struccanti con acqua micellare sempre del marchio Simple. Queste salviette struccanti hanno un inci abbastanza buono, non proprio perfetto. Numero 20, Wonder Kiss, lip pumpling gloss colore berry.
ed è praticamente kit per ottenere labbra carnose e perfettamente colorate. Apriamo subito la confezione, vediamo cosa contiene perché non avevo mai visto questo prodotto. È praticamente una sorta di rossetto volumizzante che agisce in 2 minuti e che dà effetto caldo o freddo, quindi è una sorta di, diciamo, lucidalabbra rossetto che fa sì che le labbra non siano più volumizzate. È un prodotto simile a quello di Dior. E questo è lo swatch, un, diciamo, fucsia berry abbastanza scuro. Nella casellina numero 21 un'altra maschera viso, sempre quelle del marchio Coco Star, questa naturalmente è alla fragola. Questa maschera devo dire che rispetto alle altre ha un inch un pochettino migliore perché i peg si trovano tutti, anzi l'unico peg 60 si trova alla fine dell'inch, quindi credo proprio che la proverò assolutamente. Ultime 3 caselline, nella 22 abbiamo una crema con SPF 50, la marca Altruist. La confezione contiene 100 ml di prodotto e ha un PAU di 12 mesi. E ragazze, sì, ha un inch abbastanza buono, contiene soprattutto filtri fisici e sinceramente io la utilizzerò soprattutto per il corpo, non troppo per il viso. Nella box numero 23, che poi vabbè è la penultima, abbiamo di Revlon il Unique One, ossia un trattamento per capelli antirisciacquo che sinceramente non ho mai provato, non ho mai visto. Purtroppo non ha proprio un buon inci, comunque se anche voi l'avete già provato fatemi sapere più che altro come funziona e soprattutto se funziona. Infine, ultima box, bella pesante, è naturalmente la numero 24 e qui credo abbiamo sì di nuovo dei prodotti Find. E come potete vedere, sono nello specifico un rossetto, come riportato anche qui sopra, e un lip gloss. Il rossetto è il numero 03, mentre il gloss, come potete vedere, è il numero 02. Questi sono gli swatch del rossetto in basso e del gloss in alto. Devo dirvi che il colore del rossetto è stupendo e entrambi solo con una sola passata. Questo, come potete vedere, è il calendario Beauty Amazon vuoto. Ho messo tutti i pacchettini qui e volevo un attimo parlarvi di tutti i prodotti. Allora, sono molto soddisfatta del calendario dell'avvento perché comunque sicuramente già la metà di queste scatoline contengono prodotti che costano più di 39 € aggiunti l'uno con l'altro, quindi devo dirvi che acquistarlo a 39,90 € è secondo me un affare già solo per il foreo. Ho letto poi alcuni commenti, soprattutto tra le recensioni Amazon, in cui era scritto che questo calendario di quest'anno è molto simile rispetto a quello dello scorso anno. Devo dirvi sì, perché comunque io lo scorso anno non l'ho acquistato, quindi non so bene se i prodotti sono simili, se sono differenti, se qualcuno è uguale, altri meno. Magari fatemi sapere voi nei commenti se l'avete, se lo reputate simile appunto al calendario dell'Avvento Beauty del 2018. Però comunque tutti questi pacchetti contengono dei prodotti che possono essere utilizzati per sé o comunque dei piccoli pensierini che si possono magari regalare appunto per Natale. Spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi come sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!